Bentornati ragazzi nel canale Vero Hero Academy. Oggi tratteremo un tutorial che riguarda la creazione di una scritta 3D. Quindi condividiamo subito il nostro desktop, abbiamo il nostro programma di fotoritocco GIMP. Andiamo ad aprire subito una nuova immagine, facciamo nuova, va bene 1920x1080 che è un Full HD. Ok, vedete che ce l'ha creato ovviamente di sfondo bianco perché il colore di sfondo è il bianco. Quindi andiamo a, come prima cosa, a creare la nostra scritta. Quindi prendiamo lo strumento di testo, come font va benissimo il Comic Sans e va benissimo anche il colore nero sul bianco, quindi andremo a scrivere GIMP 3D. Ok, magari lo facciamo, selezioniamo il tutto, lo facciamo magari in grassetto che ci servirà dopo per poi fare tracciare il tracciato appunto, e magari lo facciamo anche un po' più grande in modo che siamo più avvantaggiati. Ok, direi che così può andare bene intorno ai 3,50. Ok, bene, ora clicchiamo sullo strumento allinea che è questo, clicchiamo il nostro livello, la nostra scritta che poi ovviamente GIMP ci ha creato il livello. Vedete che è selezionato perché ci sono questi quadratini intorno. Vogliamo allinearlo rispetto al livello sfondo che è quello sotto. Quindi clicchiamo sotto e andiamo ad allinearlo sia orizzontalmente che verticalmente. Eccolo qua, adesso perfettamente, la nostra scritta è perfettamente al centro. Ci spostiamo sullo strumento sposta. Ok, ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a creare il colore del nostro effetto 3D. Quindi creiamo un nuovo livello, lo andiamo a creare al di sopra di tutto, quindi crea un nuovo livello che è questo tastino qua. Ovviamente lo faremo trasparente, lo faremo con modalità di fusione normale, scriveremo gradiente. Ok. E quindi andremo a creare il nostro gradiente. Andiamo a cliccare su strumento di selezione ellittica. Vogliamo creare un piccolo cerchio, ok? Quindi manteniamo qui i margini, manteniamo qui, scusate, va bene, margini, no, margini sfumati, in realtà mettiamo il minore possibile o comunque verso lo zero, deve essere abbastanza netto il tratto, e qui dobbiamo mettere il rapporto dimensioni fisso e vedete che ci creerà un piccolo cerchio. Qui dobbiamo andare a creare il nostro gradiente, quindi dobbiamo andare a selezionare un colore di sfondo, un colore di primo piano. Andremo a creare un colore di primo piano abbastanza chiaro, magari lo facciamo di un rosa, di un viola abbastanza chiaro, questo dovrebbe andare bene, e ovviamente quello di sfondo un po' più scuro in modo da dare l'effetto 3D, quindi direi così, vedete qua che è un po' più scuro. Ok, lo mettiamo qua, lo selezioniamo, colore di sfondo, molto bene. Andiamo al gradiente. Gradiente, strumento gradiente, il gradiente ovviamente come sapete riempie l'area selezionata con un gradiente di colore, vedete? Cioè vi crea uno spettro di colore dal primo colore, dal colore di primo piano allo sfondo. Infatti vedete da primo piano a sfondo RGB con taglio lineare e andiamo a creare il nostro gradiente, vedete? Anzi, lo facciamo al contrario, facciamo CTRL Z, annulliamo, lo facciamo da chiaro a scuro. Ok, direi che così ci siamo. Perfetto, clicchiamo su invio. Bene, adesso facciamo CTRL C, cioè copia. Potremmo andare anche modifica, copia. Questo perché? Perché lui ce lo andrà a mettere nello strumento pennello qui, vedete nella clipboard, ce lo metterà come pennello. Quindi seleziona niente. Ok, andiamo a nascondere il livello gradiente. Ora cosa dobbiamo fare? Ora potremmo anche fare con lo strumento pennello, potremmo anche già a fare la nostra iscritta, no? Potremmo fare così, vedete che viene già una scritta con effetto, con una sorta di effetto 3D, vedete, però verrebbe ovviamente molto impreciso, fatto a mano, no? Non riuscireste a disegnarlo in maniera precisa. Facciamo CTRL Z, annulliamo. Dobbiamo intanto aumentare la dimensione ovviamente del pennello e lo metteremo sui 60, direi che va bene. Mettiamo 60. Vedete? Tratto di pennello più spesso. CTRL Z, annulliamo. Ora cosa dovremmo fare? Dovremmo andare a tracciare una selezione dentro la scritta. Ok, come lo facciamo? Ovviamente, siccome si parla di tracciare, andiamo con lo strumento tracciato.
Quindi selezioniamo lo strumento tracciato, andiamo sul livello sfondo attivo e andiamo a creare il nostro tracciato in questa maniera. Come andiamo a creare il nostro tracciato? Allora, lo andiamo a creare in maniera che sia il più fluido possibile. Cioè, cosa significa? Significa che vedete che ci sono queste curve. Queste curve devono essere il più lineare possibile, perché quando poi, il più fluido possibile, quando poi andremo a fare un delinea tracciato, deve essere il più fluido possibile. Quindi come si fa come si rende questa fluidità? Ovviamente dovremo andare ad agire su questi perni, c'è il trucco ovviamente. Questa linea, vedete, i due perni dei due pezzi di tracciato devono formare una linea retta. Ok, quindi questo va bene, questo può andare bene, ok. Poi per passare ovviamente alla lettera successiva, clicchiamo in modo che non vengano selezionati nessuno dei due perni e andiamo sulla nuova lettera. Ok, qui non c'è bisogno di fare curve, clicchiamo sul tracciato in modo da deselezionare i due perni. Qui faremo così, così. Poi faremo così, così e così, e andremo a creare il nostro tracciato intorno alla lettera. Ok, bisogna prenderci un po' la mano per capire un attimo bene dove mettere i perni. Di solito comunque si mettono dopo la curva, in modo che quando si va a tracciare la retta, quando si va a spostare la retta, formi la curva. Ok, qui andremo a fare così. Ok, e andremo, vedete, a prendere questa retta e a fare la curva agendo sui perni. Ops, ho sbagliato. Ok, perfetto. Continuiamo sul 3D, così vi faccio vedere anche, vedete qui lo metterò qua, lo metterò qua, lo metterò qua, ok? In modo che così andiamo a tracciare qua la nostra curva sul, ho sbagliato, la nostra curva sul numero 3, anche qui lo prendiamo, andiamo, vedete, proprio ad agire sui perni. Ok, così va bene. E andiamo a fare l'ultima selezione. Lo metteremo qua, in modo che questo lo prenderemo, ops, ho sbagliato, e andremo a prendere, eccolo qui, questa parte di retta e a fare la curva per rendere la D. Ok, e a farla un po' più tondeggiante possibile. Ok. Perfetto. Ok, il tracciato è fatto. Ora andiamo a creare la scritta 3D dal nostro tracciato. Quindi andiamo su nuovo livello, metteremo scritta 3D con ovviamente riempimento trasparente e modalità di fusione normale. Andremo a creare il nostro nuovo livello. Andiamo su con il nostro tracciato, il nostro strumento tracciato, andiamo proprio a selezionare il tracciato attivo, ok, che è questo, e andiamo su delinea tracciato. Come lo delineeremo? Lo delineeremo, possiamo sia delinearlo come linea, ma in questo caso noi vogliamo delinearlo con lo strumento di disegno, che è il pennello che abbiamo settato prima, quindi tratto. Eccolo qua, vedete che ci ha creato la scritta in 3D. Andiamo sullo strumento sposto in modo da togliere il tracciato, lo nascondiamo. Possiamo togliere la scritta nera e abbiamo la nostra scritta 3D, tra l'altro già scontornata, e possiamo anche andare tranquillamente con lo strumento prospettiva, che è questo, ossia che è il livello scritta 3D attivo, possiamo andare tranquillamente anche a, vedete, modificare la nostra posizione, la nostra prospettiva, in modo da rendere ancora l'effetto 3D maggiore. Ok, trasforma. E abbiamo la nostra scritta in 3D scontornata in modo che voi potete tranquillamente
utilizzarla per i vostri progetti. Potete poi ovviamente esportarla. Bene ragazzi, io vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo video, spero che questo vi sia piaciuto, vi invito a mettere mi piace, a condividere il video e ad iscrivervi al canale e ad attivare la barra delle notifiche, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!